Vieni Simo che ho trovato un video che è una figata. Riccardo Dose fa il paragone delle patatine nel supermercato. Ma ho deciso di sfidarlo, è una sfida difficilissima. Fare il paragone delle gallette del supermercato, Simo. Quelle che si appiccicano al palato, quelle che fanno schifo. Ci ho visto un bambino quasi morire, Simo. Ma poi cosa facciamo? Gli riempiamo casa delle gallette di Alex Fiori. Così, davanti a tutti, direttamente, appena apre il pacco, accende la videocamera e vediamo se sono così diverse come dico. Parola di Alex Fiori, inventore delle gallette più buone delle patatine. Attenzione, qui fuori casa mia c'è un pacco immenso. Che cazzo è? Chissà che cosa ci sarà conservato qui dentro. Tra poco lo scopriremo. Guardate quanto cazzo è grande. Sono arrivato a casa di Dad. Sì? Ho un enorme pacco per te. Un pacco di cosa? Un pacco di sta minchia, apri. Cazzo, un pacco di cazzo? Pacco di cazzo? Oh. Dove sei? Oh. Guarda qua, Daniele! Gigantesco! È più grande di te, cazzo! Ragazzi, scusate se non mi concentro subito sul pacco, ma... Non ci posso credere. Bello! Commentate scrivendo da 1 a 10 quanto è bello l'albero di Dadda. Bello quello che ho fatto, eh! Porco Diaz, da niente a tutto! Ma pensa a te! Io ho messo tutti i rami. Ma pensa a te, oh! Cioè, guarda che sei diventato da così a così. È merito mio, capito? È merito mio, infatti, che ti ho convinto! Spettacolo! Dentro questa scatola che avete appena visto c'è qualcosa di molto succulento e qualcosa, devo dire, anche molto in linea con le nostre persone. È vero, porta sfortuna, scusa. Verrà il braccio puttamarro delle palestre d'Italia. Dicevo, dentro questa scatola c'è qualcosa molto in linea con la nostra personalità. Comunque non è qualcosa di sgarroso. Nel senso, è un qualcosa di salutare. Cosa che è sempre stato accostato al fit. Esatto, esatto. Qui dentro infatti abbiamo delle gallette, ma non delle gallette qualsiasi, perché noi non minimizziamo queste cose. Le gallette. Le gallette per eccellenza di Alex Theory. Come molti di voi ci hanno consigliato di realizzare un contenuto di questo tipo, io ho contattato Alex e lui è stato gentilissimo e non so quante cazzo ce ne abbia inviate qui dentro. Penso che ce ne siano non so quante anche proprio a livello di gusti. Ma siccome noi siamo delle persone sincere, siccome non c'è stato un accordo economico comunque tra le parti, saremo comunque sinceri nell'assaggio. Ovvio. Nel senso, se ci piacciono diremo che ci piacciono, se non ci piacciono saremo sinceri e diremo no, personalmente non ci piacciono. Non è che siamo qui a dire... assolutamente è buono per forza. È buono per forza, esatto. Saremo sinceri come sempre, senza peli sulla minchia. Non è una partnership. Esatto. Anzi, Alex, se ci volessi pagare, noi siamo qua grande. Manda gallette, manda soldi, tutto va bene. Comunque, ho visto, mi è capitato di vedere, passiamo il termine, il suo slogan. Sì. Così in home, in Instagram, eccetera. Sì. Mi piace la sua cosa che proprio dice: se non siete soddisfatti, esatto. Potete rimandare indietro. Sì, lui ci mette la faccia. Lui esatto. È convinto che le sue gallette di produzione artigianale vengono prodotte in Toscana, tra l'altro, a massa di Carrara, se non sbaglio. E lui ci mette la faccia e dice: secondo me sono le gallette più buone del mondo, perché sono delle gallette artigianali e vengono realizzate mano a mano, una ad una praticamente. Sì. A differenza di quelle del supermercato, che effettivamente sono un po' comparabili al polistirolo, siamo sinceri, no? Sì. E quindi lui che cosa dice? Che se queste gallette non vi dovessero piacere, le potete mandare all'indirizzo di dove si trova lui e lui vi rimborserà. Ma non solo, vi darà pure il caffè, dice. Sapete. Io vi lascio comunque per correttezza qui sotto in descrizione il link del sito dove potete acquistare tutte queste gallette. Tra l'altro ho scoperto una cosa poco fa, che lui è di base un musicista. Te lo giuro. Un musicista? Non so di che tipo, ho letto degli articoli, però è un musicista, poi... Aveva la passione per le gallette. Aveva la passione per la palestra. Ah. Musicista, potresti essere tu. Diventiamo soci. E poi effettivamente è diventato un imprenditore e ha aperto sta cosa delle gallette. Io direi di iniziare immediatamente perché saranno tantissime, assaggiamole. Ci sono gallette dolci, ci sono gallette salate, di qualsiasi tipo. Quanti gusti fa? Tantissimi, veramente tantissimi. Vai. Andiamo? Certo. Della Madonna! Sì. Madonna, quante ne ha mandate? Ma sono tantissime! Non ci credo. Ma ci stanno sul tavolo? No. Ma quante sono? Dai, non possiamo... Alex, ma che cazzo è combinato? Alex,
Porco Diaz, ma adesso dove cazzo le mettiamo? Non mangio più pasta per 2 mesi. Cioè, il carboidrato principale saranno le gallette. Allora ragazzi, aspettate un attimo. Io mangio già, come frega. Dai. Allora ragazzi, aspettate un attimo che capiamo come organizzarci, perché cioè la scatola era grande, ma non mi aspettavo che fossero veramente così tante. Vai. Allora, io già ho addocchiato. Possiamo metterle giù, le prendiamo. Dovrebbero essere 4 gusti. No, sono molti di più. Allora ragazzi, siccome siamo stati leggermente sorpresi da questa cosa, ce ne hanno mandate veramente tante, sì. Ci dureranno non so per quanto tempo, e abbiamo deciso di dividerle in 2 parti, quelle salate e quelle dolci. Esatto. Oggi proveremo quelle salate. Se volete vedere anche il video di tutte queste dolci, lasciate un mi piace in questo momento. A 50.000 like vi faremo uscire immediatamente il video con le gallette dolci. Oggi invece salate, quindi 50.000 like. Iniziamo con queste? Eh sì. Per forza. Le spostiamo e lo assaggiamo uno ad uno. Sono 12 in tutto, no? 13. Sì. 12 o 13. Iniziamo con queste. Io sono troppo curioso perché non ho mai provato delle gallette del genere. Anzi, se c'hai delle gallette qui in casa, del supermercato ovviamente, poi magari le confrontiamo. Ovvio che so. Allora dopo le confrontiamo. Ma le confrontiamo la prima volta. Subito? Sì, tiri un morso. Ok, assaggiamole e poi le confrontiamo. Le confrontiamo, sì. E poi basta. Queste sono gusto arrabbiata. E tartufo e funghi. Tartufo e funghi. Mamma mia, spettacolare. Andiamo di queste? Dai, vai di quelle. Vai, prima. Vai Daniele, apri queste cazzo di gallette. Fungata. Fungata? Pensavo di sentire più il tartufo, invece si sente più il fungo. Io non so neanche come lo dovevo. Ma stai zitto. Non lo ricordo, l'ho mangiato 2 volte. Oh, si sente un sacco i funghi qua, eh. Vai, prendiamo una testa. Tartufo e tartufo e figa. Tira la leccata prima. Dai! Vai! Ma si sente ancora di più adesso, sì. Eh? Vai! Buona, eh? È più forte l'odore che il sapore, c'è da dire? Sì. Però è buona. Cioè, rispetto a una galletta di merda del supermercato, qua veramente si sente il sapore più dei funghi che del tartufo. Il tartufo io non lo sento tanto, ma i funghi tanta roba. Chissà quali saranno le nostre preferite dopo. Adesso andiamo col gusto arrabbiata. Sanno, di cosa sanno secondo te? È forte l'odore di queste? Prova. Senti poco? No, non si sente. Madonna. Questo è fortissimo. Oh, dammi un pezzo io, perché se me ne mangio una intera ogni volta, diciamo la solita. Si sente l'arrabbiata, cioè il piccante. Picca, è piccante. Ma come fanno a replicare il gusto così? Fanno una pasta, poi la sciolgono e la, la tritano. Solitamente quando compravamo le patatine non rispecchiava il gusto tanto. Queste sì, però devo dire, qua si sentono che sono piccanti, vero? Tanta roba. Prendi un attimo la galletta tu del supermercato. Fa già ridere così. Ma cos'è? Dai, una particola, non è una galletta. È un 5 centesimi. Guarda, cioè guardate lo spessore, è il triplo lo spessore, eh. Grandezza, siamo là. Grandezza, simile. Un po' più grandi. Un pelo più grandi, però lo spessore è imbarazzante. Consistenza, vediamo. Sì, c'è da dire che queste sono di mais che sono più sottili, eh. Sì, è vero. Perché di solito se prendi quelle di farro di riso, lo spessore è questo. Più o meno quello, sì. Sì, ma porco Diaz, questo è polistirolo in bocca, eh. Dai, senti adesso, se la senti la differenza. Durissime. Queste ti rimangono incastrate sul palato, queste invece è qualcosa di molto più croccante che ti va giù facilmente. Senti? Cioè, senti come ne si nota la differenza? Spero che sia impastato. Magari uno non se lo ricorda, ma appena le provi una dietro l'altra. Infatti, quello abbiamo voluto fare il confronto. Sì, per forza. Vabbè, ragazzi, confronto fatto, proseguiamo con i prossimi gusti. Pensa a te. Andiamo avanti? Vai. Dai che sono curioso di provare i 6.000 gusti. Vado a caso? No, leggi che non sia ancora tartufo. Cacio e pepe. Ok. Mamma mia, cacio e pepe. Oh, ricordiamoci i gusti che poi diciamo qual è la nostra preferita. Bacon chili. E queste? Cacio piano, che cacio... spacchi. Ma lui fa così. Lui fa così sul tavolo. Ma lui ne avrà miliardi. Questa è cacio e pepe, dai. Iniziamo con cacio e pepe, per favore. Come fa a essere cacio e pepe? Serio? Cosa? Cosa ci metti da cacio e pepe di formaggio? Il cacio. Il cacio. Madonna! Sa proprio di cacio! Proprio di cazzo!
Assurdo. Ma tantissimo. Mi è arrivata una ventata. Ma come fanno a sapere così tanto di formaggio? Se vedete la forma irregolare, proprio perché ognuna è diversa, non è che ce ne sono fatte con lo stampino, immagino. No, vabbè, ma è fortissima questa. Vai. Il bello è che... Buona, cazzo. Il bello è che, ovviamente, essendo una galletta, non perde il sapore della galletta. No, quello no. Perché sennò era una patatina. Ovvio. Però il retrogusto, cioè, non sono forti che ti sdegnano, no. Capito? Si sente... Vabbè, l'odore è incredibile. L'odore è molto più forte. Al sapore. No, sì, l'odore è fortissimo. Però la cosa figa è che quando la mangi il sapore è talmente leggero che non ti sdegna. Ma è giusto così, sennò sì. Veramente ti verrebbe da vomitare dopo un secondo. Buona, eh? Si sente di più il cacio, il pepe non lo sento. Che sapore ha il pepe? Vabbè, sa, è una cosa pepata. Però buone anche queste. Vediamo bacon chili, dadda. Queste secondo me sono devastanti. Ciglia piccante, eh? Queste sono tue, sì. Queste sono tue, dadda. Queste sono tue, dadda. Porco Dio. Dai, dividiamo la nostra. Eh sì, sì, cioè, prendine una già rotta. Io faccio sempre l'assaggio prima con la lingua. Queste sono incredibili. Anche qua delicato comunque, non è fortissimo. Si sente all'inizio subito la botta. Buone, cazzo. Cioè, annusandole sembrano delle patatine. Buone. Madonna, che forte questo. Tanta roba, non so ancora quali siano le mie preferite. No, magari... anche perché mancano 22 gusti. Appunto, quindi non voglio ancora sbilanciarmi troppo. Proseguiamo? Vai. Cosa sono queste secondo te? Carbonara. Non proprio, però pecorino piccante. Cazzo, questo chissà quando lo apri. Pecorino piccante, questa è tosta. Pecorino sardo. Pecorino sardo piccante. Pummarola. Cos'è la pummarola? La pummarola, la pummarola. Napoli? È tipo sugo col pomodoro. Ok, quello che fa la puccetta che dice Awed. Tipo, esatto. Quale facciamo, quelle prima? Sì, dai, andiamo di pecorino. Andiamo di pecorino piccante. Tira una botta. Vediamo che cazzo succede. Sarà fortissimo questo, dai. Sì o no? Sì, ma è delicato. È vero, questo è vellutato. Non è forte come il cacio e il pepe. Il cacio era proprio, ti arrivava in testa. Questo no. Vediamo. Cazzo, queste sono le più buone finora. Cazzo, queste sono devastanti. Queste sono incredibili. Queste qua, tempo 2 secondi me le finisco tutte. Non me ne frega un cazzo. Non me ne frega un cacio. Non me ne frega un pecorino. Un pecorino sardo. Allora, per adesso, alla prima posizione c'è il pecorino. Ragazzi, c'è da dire che queste sono veramente incredibili. Pecorino piccante, quelle? Sì, ma dada, son pieno. Pummarola in cop. Io pummarola non so che sapore abbia. Pomodoro. Quindi a te la... La scelta? No, la scelta, il giudizio. Ok. Però di se ti piacciono o meno. Vabbè, ovvio. Sto zitto. Vabbè. Sarà pummarola. Senti, pomodoro. Ah, ok. Si sente forte il pomodoro. Sì, minchia. Madonna, questo è devastante. Dividili che ogni volta ho notato che quando la dividi cola tutta la polvere, guarda. Hai visto? Quanta ce n'è? Madonna! Infatti non dividerla, la prossima volta non la dividiamo così forte che cade tutta la polvere, che cazzo! Facciamo la scarpetta qua, vai! Ma allora non si fa la scarpetta! È vero, cazzo! Questo non mi piace a me tanto, di gusto. Personalmente, Ma perché non ti piace la pummarola? No, mi piace la pummarola, ma non sento tanto il sapore di pummarola, di pomodoro, insomma. Io sento... Sento solo odore. Ok. Te? Non so che sapore no, abbia. No, però, ti piace o no? È come, sa, tipo pomodoro, paprika. Sì, tipo. Ma poco. Queste... Vabbè, quelle... Queste 10 a 0 in confronto. No, ho vinto queste. Secondo me non c'è nessuna che la supera, quella. Dici? Dubito. Queste finora le mie preferite tra tutte. Ok. Andiamo avanti con i prossimi due gusti, ragazzi. Bruschetta al tartufo. Ok. Anche se prima abbiamo già provato qualcosa al tartufo, questa è bruschetta al tartufo, quindi magari è diversa. Tartufo piccante. Ok. Ci sono capitate queste, tartufo piccante e bruschetta al tartufo. Tra l'altro queste salate qui sono chiamate gallette impossibili, perché dove cazzo le trovi questi gusti, le gallette, se ci pensi? Sì. Cioè io non saprei dove trovarle. Tartufo piccante, vediamo. Com'è? Mi arriva il piccante, cazzo. Senti?
Ma il tartufo non si sente mai l'odore, se no non userebbero i cani per trovarli, ma gli umani. No, lo senti il tartufo? Non lo so, non ho sentito, scusa. Ho detto, il tartufo noi non lo sentiamo mai, perché se no non userebbero i cani. Sì, ho capito, ma se ti mettono un tartufo ma sotto... Ma gli umani nei boschi. Sì, a porco dia, se il tartufo sottoterra è ovvio che non lo senti. No, questo lo senti il tartufo, eh. Annusa proprio la galletta a contatto col naso. Ma io non so com'è il tartufo. Dai, smettila, Daniele. Sbriciola piano, che esce tutta la polvere. Conservala. Sbriciola che ti incontrare. Cadde di più. Qua si sente il tartufo, delicato ma si sente. Wow. Cazzo. Vedi che ti ho detto che si sente il tartufo qua? Lo senti proprio, questo è il gusto del tartufo. Devastante, eh? Quasi al pari col pecorino piccante. Tutte e due piccanti, tra l'altro. Qua se la giocano, eh. Sapevo che sarebbe arrivata qualcun'altra. Tartufo piccante e pecorino piccante per ora sullo stesso livello. Queste? Bruschetta al tartufo. Bruschetta al tartufo, vediamo se cambia qualcosa. È strano questo. Non so, non so di tartufo. Bruschetta al tartufo. Vai, rompila tu questa. Pazzesco. Oh, vola sempre di tutto. Guarda qua, ci puoi scrivere Nathaniel da detta. Vai. Si sente anche qua un po' il tartufo, eh? Sì. Un po' più delicato rispetto a quella di prima, vero? Quella era piccante. Quella era piccante, esatto. Buona, ma preferisco quella un po' più strong, no? Sì, ma buona anche questa, eh? Sì. Buona, buona, ci sta. Andiamo avanti, ragazzi, se no non finiamo più, cazzo. Pausa acqua perché dopo un po' si fa difficoltà comunque, eh. Ma più che altro le papille gustative sono anestetizzate. Una bella ricarica di carbo qua. Così stasera durante la partita dei bracci tamari sfrecciamo come Oliver Hutton e Benji Price. Sì, poi Benji Price non sfrecciava, però. Infatti gioco in porta oggi, okay. Cazzo me ne frega. Andiamo avanti? Vai. Oh, ce ne mancano quattro, quindi due coppie. Vai. Preparati perché qua ci sono dei gusti veramente... incredibili. Sogno alla paprika. Sogno. Il gusto sogno alla paprika. Perché quando le mangi sogni la paprika. La paprika. Queste. Le altre, fonduta al tartufo. Okay. Il tartufo è proprio un elemento molto ricorrente. Perché ne abbiamo provato diverse varietà proprio al tartufo. Com'è? Cazzo, la paprika si sente tantissimo qua. Minchia. Vai. Mi sale fin sul naso questo. Mi sente la paprika. Questo è paprika, non molto forte. Beh, ma la paprika non è... non è invasiva. Se la annusi ti dà fastidio il naso, sì. Però. Buone, nulla di che, però buone. Non da buttare. Fonduta al tartufo per il signor sergente caporal maggiore Nati Elson d'addetta. Di cosa sanno? Di formaggio. Ah sì? È vero, madonna. Quindi è formaggio aromatizzato al tartufo. Al tartufo, praticamente. Sì. Formaggio sciolto. Vuoi questa o ti basta metà? È metà qua. Vabbè. Cazzo, mi ricorda il caccio di prima questa, eh. Si sente il tartufo, eh. Sì. Buona. Buona. Buona, cazzo. Anche questa veramente buona. Finora ci sono piaciute tutte, tranne a me personalmente un po' la pummarola. Te invece? Sì, la pummarola, quella meno... no, gustosa, ma perché sì, non so neanche il sapore io della pummarola. Ma forse è la meno gustosa. Sì, quella. Sa, è pomodoro, no? Sa di pomodoro base. Ce ne mancano due, attenzione. E finiamo in bellezza. Ne abbiamo due rosse, due pacchetti rossi. Ah, due doppio rosso? Eh sì. Vuoi che chiudiamo il video? Sì, non va bene. Pizza. Ok. Gusto pizza, ragazzi, attenzione. E la tua, questa è la tua. Salsa barbecue. Ok. Salsa barbecue e pizza. Guarda quanto più rispetto a quell'altra questa. Con più polverina? Sì. È piena di polvere. Sono curioso di sentire pizza. Io spero sia sappia di pizzaiola proprio. Questo fa un po' di pomodoro, eh. Sicuro. Sa di pomodoro. Infatti mi ricorda la pummarola. Spero di non rimanere deluso. Vai. Non è pummarola, però. Mi ricorda quello. È pomodoro, dai. Sì. Vabbè, ma come cazzo fai a fare il gusto pizza? È ovvio che richiami il pomodoro. Però, siccome mi ricorda quella che mi è piaciuta di meno, questa non è mi la piacciono seconda tanto. Che ti piace di meno. Esatto, questa è la seconda che mi piace di meno rispetto alle altre, ovviamente. Salsa barbecue. Salsa barbecue, secondo me, è devastante. L'abbiamo già provata prima, però è la salsa barbecue chili. Chili. Era bacon chili quella. Minchia. Forte. Sa di BBQ. Fortissimo, no? Vai. Forte. Questa è proprio piena di polvere, guarda, sì. La sbriciolo qua dentro. Ah, lì dentro, vai. Cos'è? Guarda quanta ce n'è. Eh sì.
Questo si sente un sacco. Sa di salsa barbecue questa. Buona, buona cazzo. Qua dentro c'è un sacco di polvere. Madonna, c'è un sacco di polvere veramente. Vai, tiriamo le conclusioni. Ragazzi, abbiamo sporcato tutto il tavolo di Dadda. Esatto. Però siamo veramente soddisfatti. Io sono soddisfatto comunque di tutto quello che abbiamo assaggiato. Io sono un malato di gallette. Penso che ne mangerò... Solo queste mangerai e poi quando finirà... No, dico io a settimana mangio, penso, 400 grammi di gallette. Ah, sì? Sì, sì. Quattro pacchi mi saltano. Un pacchetto di queste quant'è? 200. 240. Quello che ti ho fatto vedere prima, un pacchetto 100. Ah, questo è 240? Sì. Minchia. Mangio almeno 3-4 pacchetti, quindi sono un buon gustaio. In questi mesi Dad ovviamente mangerà queste, quando finiranno Alex per forza ce ne dovrà rinviare delle altre. Per forza. Per forza, perché non puoi ritornare alla merda che mangiavi prima. Si sale sempre nella vita. Questo per dire che non ho mai mangiato delle gallette del genere. No, neanch'io infatti. E non vedo l'ora di provare quelle dolci soprattutto, perché secondo me saranno ancora più devastanti quelle. Mi è capitato di mangiare delle gallette... adesso non mi ricordo di che marca fossero, sì. Però ci sono gallette che fanno gallette al pomodoro, okay. Gallette al prosciutto cotto, okay. Anche quelle tipo al pesto, cioè, al pesto, sì. Però è proprio roba chimica, sì, è chimica, nel senso è industriale proprio, no, ma ti rimane la lingua, sì. Cioè questa si sente proprio che è di qualità. Le nostre preferite, siamo entrambi d'accordo, tanto sono pecorino piccante e tartufo piccante. Sì. Sono devastanti. Anche le altre buone, un po' meno per me personalmente, pummarola e pizza, sì. Siamo d'accordo su queste, sì, cose. Sì, 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 di solito differiamo in qualcosa, invece questa volta sto giro d'accordo. La cosa, come dicevamo prima, figa, infatti bravo Alex, è che non sdegnano. No, non sdegnano, è vero. Cioè, ti lasciano un po' di retrogusto e basta. Sì, quello sì. I gusti non sono troppo forti che poi diventano stomachevoli. Infatti. Sono giustamente equilibrati. Ragazzi, grazie di cuore per aver visto questo video. Vi ricordo che a 50.000 like faremo uscire immediatamente il video sulle gallette dolci di Alex Theory. Dadda. Grazie di cuore. Grazie a te. Per avermi accompagnato in questa esperienza abbastanza fit, devo dire. No, abbastanza. Sì, tutta fit. Tutta fit. Ragazzi, grazie a voi per aver visto il video fino a qui e noi ci vediamo prestissimo con altrettanti contenuti. Adios e hasta luego.